Benvenuti al Romix di sabato. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, perché ragazzi oggi siamo al Romix, di sabato, precisamente qua dove sta zona degli specchi, così sopra, piano superiore, perché è proprio pullula così di cosplayer, e qui mo tra poco vado a rompergli le palle, a fargli qualche domanda un po' strana, un po' così, e quindi ovviamente iniziamo subitissimo, ma prima ragazzi, non prima che come al solito, già lo sapete, dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre, dai che mo iniziamo subito e vado a prendere il primo cosplayer. Raga, siamo con questa che stava a scappare, l'ho beccata proprio così al volo. Chi sei? Sakura. Che personaggio è tu? Sakura. Sakura, tu invece sei? Hinata Hyuga del clan. Che cosa ha detto? Non ho capito. Quanto hai speso per il tuo cosplay? 90. 90? Tu invece 200. Quanto hai speso? 200. Che voto gli dai a questa bella Sakura? 10 su 10. Oh, tu invece che voto gli dai a sto 200 euro? Zi, porca, l'hai detto tu stessa. Che voto gli damo? 10 su 10. 10 su 10. Voi invece ragazzi, che voto gli date a loro? Scrivetelo nei commenti qua sotto. 10 su 10, 10 su 10. Damo un bel abbraccio. Raga, ma chi siete? Chi siete? Come ti chiami? Egocentrico. Lui è egocentrico. Egozentrico. Tu invece sei questo, lui è un polipo. E tu sei un polipo? Swiss? No. Non è un po'. Come è il tuo personaggio? Il mio personaggio è Rise Camuscio. Rise Camuscio, tu sei? Una farfallina carina, no? La farfallona, è la farfallona. Tu invece sei? Il matto. È un matto. È il matto del gruppo. E tu invece questo psicopatico. Fate vedere bene. Si capisce che è un po' inquietante, un po' psicopatico. Ragazzi, ma cosa importantissima, raga, qua secondo me si viaggia sui tre zeri, si viaggia. Quanto hai speso per fare sto cosplay? Lo vuoi sapere? Dillo, diciamolo, tre zeri? Arriviamo no, sui tre zeri. No, però due sicuro. Due sicuro, vai. Tu invece? Un mese e tanto ma basta. Il cash vogliamo sapere. Il tempo vale più del denaro. Vale più di tre zeri. Il tempo, tu invece? Più di shot e meno di light. Facciamo più di shot o meno di light. Dai, tu invece? 10 euro. 10 euro, ci piace la 10 euro. Ci piace. Tu invece, costo coso, momo, devi dire, costa coda attaccata, non lo diciamo dove. Quanto hai speso? In circa penso sui 200 e due mesi di tempo. Porca puttana. Ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10 a tutti loro. Mi raccomando, non fate gli stronzi, sennò viene l'eco corpolipo, questa che ha lì, piate fuoco, insomma, fa un casino. Quale personaggio? Servores. Com'è? Servores. Li avete fatti voi, zio? Li avete comprati? Avete sodomizzato un cinese? Chi è che li ha fatti? Li ho fatti io. Tutti tu li hai fatti? Raga, tanta, fate vedere da loro. Raga, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi, se no vengono. Questo è un lupo, sei un lupo. Vengono i lupi e ve mangiano. Ma quanto hai speso a sto punto per fare sti cosi tutte e due? Te le fa tutte e due, tu pure quello suo hai fatto? Sì. Quindi hai viaggia facile, viaggia. Quanto hai speso the cash? Quanto hai speso? Non si può dire. Tre zeri, ci siamo sui tre zeri? Forse pure di più. Forse pure di più, è certo, per due, quindi. E quindi ragazzi, ma quanto state morendo di caldo, immagino. O c'è sta un vento, o c'è messo la ventola sotto per respirare. No. Però sono abituato. Sei abituata alla sauna, questa è la sauna, è la sauna portatile, diciamo. Chi sei tu? Come te chiami? Io sono la fantastica, mitica Magamago. Magamago, tu invece sei? Mirabel, tu invece sei? La nonna di Mirabel. La nonna, quanto avete speso per fare sti cosplay? 20 euro. Brava, ci piace. 50. Oh, vabbè, va bene. Tu invece? Punto interrogativo. Queste sono le robe che usa lei per andare a dormire a notte, se è venuta qua a Romix. Quanto è di tempo, quanto ci avete messo? Due settimane. Due settimane. Tu invece?
Due settimane. Sì, più o meno. E niente, perché ha piata dall'armadio. E se l'è messo, e se l'è messo. Ragazzi, votate qua sotto nei commenti quanto so belle e fighe. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Come vi chiamate? Sub-Zero. Sub-Zero? Kitana. Kitana, tu sei? Scorpion. Scorpion, raga, votate qua sotto nei commenti se siete più team Sub-Zero o Scorpion oppure Kitana. Kitana, quale team siete? Raga, se obiettivamente scrivetecelo voi nei commenti. Fra voi tre il più forte chi è? Deve essere su obiettivi, raga. Chi è il più forte fra voi tre? Lui sa ride. Può fare solo quello. Chi? Può fare solo quello. Fare solo quello, ragazzi, scrivetelo nei commenti qua sotto. Qua... Sub-Zero, forever. Sub-Zero, ragazzi. Fagli fa una mossa, zia, fagli vedere. Sub-Zero. Com'è che fa Sub-Zero? Me coglio, raga, tanta roba. Ragazzi, quanto avete speso per sti cosplay? 20 euro di materiale. Tanto talento. E poi basta. E tanto talento che va oltre il costo del cash. Il vil denaro, esatto, va oltre. Esatto. Tu invece quanto hai speso? Talento, fantasia e sonno. E soldi niente, tanto pagava lui, pagava Sub-Zero, pagava. E tu invece? Quanto hai speso? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi, siamo sui tre zeri, ci siamo? No, di meno. Però tanto... Cinquantina di euro. Tanto talento che va oltre il vil denaro. Aspetta, Boba Fett. Chi sei? Come ti chiami? Sei Boba Fett tu? Chi sei? Boba Fett, mi chiamo Franco. E si chiama Franco. Franco, senti una cosa, quanto hai speso per sto cosplay? Non tengo i conti. Arriviamo ai tre zeri secondo te? No, non penso, dai. Meno di tre zeri? Sì, dai, io. Oh, attenzione, qua c'è talento allora, c'è anche il talento. Immagino. Sì, dai. O è tutta roba di AliExpress e dei bangla sottopagati, non schiavizzati? Non penso proprio. No, non hai bangla schiavizzati? Più soldi di su artiglio e colla. Artiglio e colla. Lui sei fondamentale per la fabbrica artiglio che... Certo, che la mantengo io. La mantiene. Quanto sei figo? Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10 a sto Boba Fett, che ragazzi, tanta roba. Capitan America e Capitan Carter, quella che è stata tagliata a metà, se non l'avete visto, spoiler. Quindi perché hai scelto sto personaggio? Ma allora in realtà c'è anche la versione in cui non è divisa a metà. Ah, c'è sta, poi mi è dispiaciuto un po', mi è dispiaciuto. Quindi c'è anche quello che non è tagliata a metà. C'è anche quello in cui è intera. È intera. E quindi ho fatto quella intera. Quanto hai speso per sto cosplay? Quanto ci hai messo di tempo e di cash, di money? No, non si dice. Tre zeri, ci siamo sui tre zeri? Sì. Ci siamo i tre zeri. Oh, raga, sto... Oh, raga, è d'acciaio vero, questa è c'ha proprio c'ha proprio il muscolo vero, c'ha la navata in cazzo, se no per tagli a voi. Stark, questo in vibranio. Ma perché c'è questo personaggio? Mi piace molto. Mi piace molto il personaggio. Ti rivedi in lei? Sì, diciamo. Molto. Ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10, non la fate incazzare, se no questa ve da un pugno che ve strana a terra. Qua, raga, siamo buongiorno. Buongiorno, sia buongiornissimo caffè all'autentica del Romix, che è lo stregatto. Me ne vado, ragazzi. Dopo tanti anni di amicizia, cioè quasi 6 anni di amicizia, mi rudi. L'autorità è lo stregato. È la coda dello stregato. Come stai? Che personaggio è il tuo? Me lo chiede dopo 6 anni, mi chiede perché, che personaggio perché è. Perché lui che ci sta a guardare in una telecamera e non lo sa. È Willy Wonka, ragazzi. No, non è vero. Il cappellaio matto. Lui dal 2013 a Romix, quindi calcolate voi gli anni. Mi sto facendo vecchio, ma i capelli sempre arancioni. Quanto hai speso per tutto sto coso? Quanto c'è me messo? Me l'hanno chiesto Alici come prima, me l'hanno chiesto quelli del Comic Con, non lo dice
diciamo neanche a Romix, non vi dico quanto ho speso per ci il siamo robot. Sui tre zeri? Ci siamo sui tre, tre zeri. Zeri? Sì, ci siamo sui tre zeri. Sui tre zeri. Non li superiamo i tre zeri. Non li superiamo però i tre okay. zeri. Quindi ragazzi, meno votate detto. Qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Non fate gli stronzi, se no viene che gli fai se fai gli stronzi. Arresto, gli arresto. E li arresti no, con lo stregato. Lo stregato. E la coda non vi dice dove ve la mette. Come vi chiamate? Com'è il vostro personaggio? Come si chiama il vostro personaggio? Giodaro! Giodaro, tu? Dio! Dio e aggiungiamo voi. Aggiungete voi qua sotto nei commenti come continua. Tu invece qual è il personaggio tuo? Cacioin. Lui è Cacain. E tu invece? Bucciarati. Bucciarati, lui è di Cerignola, Bucciarati, viene da Cerignola. Quanto avete speso per i vostri cosplay? 200-250 euro circa. Tanta roba. Anch'io 300 forse. Nominando anche il suo nome parecchie volte. Sì. Tu invece? 100 euro. 100 ci siamo, ci piace. Anch'io sui 100 euro. Ci piace ragazzi. Quindi ma io so che di JoJo ci sono delle. I personaggi hanno le mosse, giusto? Fate una mossa tutti insieme, fatevi vedere la mossa. Com'è la vostra mossa del vostro personaggio? Raga, so fighissimi, noi invece se vede, ma aspetta una domanda importante, perché c'è sto segnale strada? Ecco perché dovevo girare, sono andato contro al muro perché mancava il segnale, perché te sei fregata il segnale strada? Perché devo far fuori lei. Ah, c'è la scuola guida all'EFA. Ah, ecco, quindi se fregate, se manca un segnale stradale, sapete che forse si è fregato lui, ragazzi. Noi se dove sta, vieni qua. Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, commentate qua sotto che voto gli date a loro da 1 a 10. Fate la vostra mossa. 1, 2, 3, Shokari!